ospite di eccezione nel nostro foyer qui nel Mediobus, nella nostra cucina, che è il nostro amico Andy Luotto, che sta prendendo appunti in maniera attenta. Io ti concedo, tu sei abituato al microfono, donna Emanuela che sta lavorando un dessert dove pasta è protagonista. Andy Luotto farà, diciamo così, il traghettatore di donna Emanuela nella presentazione di questo piatto. Signora, che tempo fa? Praticamente sono degli spaghetti caramellati in forno, precedentemente sì, cotti in acqua, miele, limone e arancio. Questo è un cremoso alla carota, si fa restringere la carota, si mette con il centrifugato di carota, si mette con del cioccolato bianco. Qui sono delle carote giusto per riprenderlo. Caramellate anche esse? No, queste qua sono media canditura. Sciroppo 1-1 di acqua e zucchero, filetti di carota, si fa dividere lo sciroppo, si mette dentro queste carote filettate e si lasciano per 24 ore. Piccola accortezza, dopo un paio d'ore magari si riporta alla temperatura, non si fa mai riscaldare. E quella granella lì? Questo è un crumble di cereali, che è la croccante di 1-1-1, c'è della farina di mandorle, della farina del burro, delle nocciole e dei cereali. E questa è la componente di dessert? Sì. Adesso... La seconda, che metteremo qui vicino, stiamo facendo cuocere della pasta, sempre con arancio e limone, poi miele, poi ci metteremo sopra una composta di fragole fatta con uno sciroppo anche qui di acqua, zucchero e miele, del caramello e aggiunte le fragole all'ultimo con le mandorle e la menta. Metti e fragole, appunto una composta di fragole con la menta e miele. Scusi signora, quando lei prepara un dolce, sì. No, come questo, lei lo fa solo per la ristorazione o fa prima la prova a casa? No, io prima tutti li provo in laboratorio, a parte che non ho un ristorante. Ma a casa? A casa lo facevo, adesso sono fortunatissima. Per mamma, lavoro... papà... No, quello lo posso, preferisco sporcare il laboratorio. Anche qui mi dice, guarda. No, sono buoni proprio. Sono buonissimi, sono... Forse non era buono, me lo dava. Allora, la pasta è stata cucinata con miele, acqua, miele, scorza di limone e arancio. Sì, e hanno scelto il miele questo qui in pratica, Milizia Pio, arancio, Sicilia e Calabria, questo è il miele qua utilizzato. Tutto quello che vuoi. La pasta come dolce è straordinaria. Andiamo, dai, via. Signora, le ho fatto una domanda perché ogni piatto che io porto al ristorante prima deve essere rigorosamente provato a casa con parenti e figli. Quando ho l'ok di tutti quanti posso cominciare a proporlo al ristorante. Ecco qua. Guardate, aceto tradizionale balsamico, 12 anni invecchiato, che viene visto come un elemento caratterizzante di un dessert. Ricordo che molte delle riprese sono promosse da olio, vino e peperoncino.